Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, io sono Fox e oggi video sui pannelli solari fotovoltaici di All Powers. Questo è il 400 watt formato da 5, ok? 5 pannelli. Questo è il piccolo 100 watt che ora vi mostrerò. Vai con l'intro. È arrivato il momento finalmente di provare come vanno. Questi sono All Powers 100 watt e il colosso enorme, pesantissimo All Powers 400 watt. Ragazzi, pesa davvero, davvero esageratamente tanto. Allora, andiamo a prendere il primo, che è questo, è il piccolo della famiglia All Powers. Lo apriamo bene, lo appoggiamo benissimo e lo incliniamo sfruttando, vedi? Eccolo qui, sfruttiamo la struttura del pannello, il grande, e qui ci vuole un po' di pazienza. Mamma mia, allora si deve ruotare così bene, si sbloccano le sicure 1 e 1 2 bene, e si inizia ad aprire in tutta la sua maestosità. 1, 2, 3 e 4. Eccolo qui, ragazzi. Allora, io lo giro perché lo devo rivolgere giustamente verso il sole. Andiamo verso sud. Ok, siamo verso sud e ora andremo a leggere le tensioni, ok? Vi farò vedere quant'è la tensione di produzione in questo momento, così da capire anche se funzionano. Allora, prendo i due cavi, positivo e negativo. Ragazzi, mi avvalgo per la misurazione del mio Fido Victor, eccolo qui, bellissimo ragazzi, preso un paio di anni fa e fino a oggi niente male, ragazzi, niente male. Allora, mi appoggio qui. Allora, pannelli ben esposti, ok? Andiamo a vedere quant'è il voltaggio di uscita in questo momento. Eccolo qui, abbiamo la bellezza di 43 volt. 42 volt e 5, 42 volt e 6. Questo, ragazzi, è il voltaggio in uscita dal nostro pannello. Come vedi, tutti comunque ben esposti, eh? Tutti e 5. Passiamo ora al piccolo. Il piccolo è il 100 watt, multimetro da mettere qui e abbiamo i due cavi anche qui MC4. Andiamo a prendere i poli 1 e 2. Questo invece ci dà 20,9 volt. Ragazzi, questo pannello solare fotovoltaico flessibile, come vedi, e 400 watt come uno di questi. Questo è un pannello solare fotovoltaico monocristallino da uso per esempio in appartamento. Questo è un 400 watt di picco, ok? Anche se in etichetta c'è scritto qualcosa meno, ma da test svolti si sono davvero rivelati ancora più potenti dell'etichetta. Guarda la differenza di dimensioni.
Perciò questi vanno benissimo solo ed esclusivamente per uso portatile. Come vedi, se devi montarle in appartamento ti occuperanno molto molto più spazio, però per uso portatile vanno più che bene. Chi è interessato, sotto in descrizione vi lascio i link con gli sconti. E questi due prodotti, ragazzi, sono due prodotti molto interessanti per l'uso in auto, per l'uso su camper, anche, ragazzi, per l'uso in barca. Eventualmente per un uso portatile, per esempio se vuoi andare a fare camping con le tende in montagna, ragazzi, questo sì, ti dà tanta potenza, però pesa tantissimo. Perciò comunque ne vale, perché ne vale, però sappiate, ragazzi, che è molto molto pesante. Questo invece sì, giustamente è 4 volte meno potente di quello, però, ragazzi, è leggero e puoi metterlo dove vuoi. Sia questo che questo possono essere installati sia in serie che in parallelo. Questo sta a significare che se io acquisto 2 di questi posso installarli in serie per avere 40 volt come uscita e la corrente resta invariata. Se li monto in parallelo e la corrente aumenta, cioè si raddoppia, ma la tensione resta sempre uguale, ok? Idem anche su questo. Questo da solo da 40 volt, ok? 40 volt, se ne metto 2 in serie già sono a 80 volt, ok? Come picco a circuito aperto. In serie, ripeto, non si sommano le correnti ma i voltaggi, in parallelo si sommano le correnti e non i voltaggi. Tutto questo sta sempre in base a cosa devi farci, cosa devi alimentarci, cosa devi caricarci. Ti ricordo sempre che Alpowers ha anche dei gruppi di accumulo molto interessanti. Gruppi di accumulo che basta andare a connettere i cavi di questi pannelli, hanno loro internamente una batteria e potrai andarli a ricaricare. Ragazzi, niente, per questo video è tutto, io ti ringrazio. Come vedi, piccolo, comodo, veloce. Magari con 2 di questi in parallelo puoi avere 20 volt e il doppio della sua corrente di etichetta. Questo, ragazzi, è il colosso. Con questo stai certo che avrai energia per tutti i tuoi usi. Ovviamente serve sempre un regolatore di carica o step down, perché se devi andare a, sia con questo che con questo, ad alimentare dei carichi a 12 volt, non puoi andarli a connettere direttamente ai pannelli. Ma se volete, per questo faremo un video più avanti dove vi spiegherò come andare a realizzare un circuito semplice che ti possa permettere di alimentare qualsiasi cosa con questi pannelli solari fotovoltaici. Ragazzi, da Fox è tutto, vi ringrazio per la visione, ciao belli e al prossimo video. Ragazzi, sole bellissimo, wow.